che lei ci possa innamorarci di più di suo figlio, di Gesù crocifisso e di Gesù che dobbiamo avere sempre nel nostro cuore. Grazie a tutti e scusate. Capisco che per ora i nostri occhi sono ancora fissi sulla Madonna delle Grazie. Infatti ne stiamo ammirando una nuova veste, infatti rispetto a come eravamo abituati a vederla, forse ormai un po' troppo alterata, ammantata ormai da interventi postumi che purtroppo ci negavano la visione originaria, o meglio, così come l'aveva concepito l'artista in origine. Comunque ora riprendiamo, continuiamo. Avremo ancora una serie di interventi a cascata che da una visione più generale ci aiuteranno a meglio focalizzare la nostra statua, quindi inquadrandola nei tempi e nei luoghi, e inquadrando anche i tempi e i luoghi in cui ci muoviamo. Il primo intervento, e quindi il nostro primo contributo, sarà dovuto al nostro storico Tommaso. Dirò necessariamente poco della bella ed appassionante storia della nostra casa, per chiari motivi. Per cui, trascurando le nostre radici risalenti al periodo preistorico, greco e romano, faremo un salto di parecchi secoli, fino a giungere all'anno 827, quando la nostra zona fu interessata, così come tutta la Sicilia, dalla dominazione araba. Gli arabi costruirono e abitarono il castello Al-Mishar, situato sul monte Castellaccio, a circa 500 metri di distanza dall'attuale Castellaccio. La dominazione araba in Sicilia si protrasse per circa due secoli, finché Ruggero e Roberto d'Altavilla, disturbati nei loro possedimenti dalla scorreria araba, non decisero di radunare un potente esercito per porre fine a questa ormai permanente situazione di pericolo. Così nel 1086 il castello arabo Al-Mishar, così come altri castelli della zona, fu espugnato da Ruggero il Normanno. In seguito il potere in Sicilia passò dai Normanni agli Svevi nell'anno 1100 per il patrimonio di Costanza d'Altavilla con Enrico VI, poi ai Francesi fino al 1270 circa e nel 1303 con la pace di Caltabellotta agli Aragonesi. Nel frattempo era nato il Casale di Piccini, proprio sulle rovine dell'antico castello Al-Mishar e sul territorio limitrofe. Del casale era signore Pino di Montaperti. Nel 1415, dopo un lungo e terribile periodo di siccità, il casale e il territorio ad esso pertinente erano in pessime condizioni, cosicché fu venduto a Venuto de Branto, che ne prese possesso nel 1423. Dopo poco più di un secolo, il 20 dicembre 1526, per discendenza legata a diversi matrimoni, il potere sul feudo di Piccini pervenne a Giovanni Giorlando dei Guglielmi. Proprio durante questo periodo il feudo venne elevato al rango di baronia. Nel 1574 il figlio di Giovanni, cioè Niccolò Giacomo dei Guglielmo, vendette tutta la proprietà a Stefano Monreale, che l'11 gennaio 1576 ottenne la licenza fabbricanti et popolanti, cioè il permesso di fondare paesi e di popolare, licenza che fu poi riconfermata negli anni seguenti. Per il nuovo sito abitato il barone Stefano Monreale scelse una collina più salubre, che corrisponde all'attuale sito geografico di Castrovillo. Quando il barone Don Stefano Monreale venne ad esplorare i suoi terreni, qualche anno prima del 1584, data della fondazione di Castrofilippo, si trovò di fronte una montagna rocciosa con due cuspidi, perforate da numerosi e grandi craterli. La prima di queste due punte rocciose era sormontata dai ruderi del vecchio castello arabo Al-Mishar, ormai in disuso. La seconda, più alta, distante circa 500 metri dalla prima, da due lati sovrastava la campagna circostante ed era facilmente difendibile all'occorrenza. Decise che qui avrebbe edificato il nuovo paese, per il quale, come prima detto, aveva già ottenuto dal re di Spagna, Filippo II, la licenza fabbricante di popolante. Questo era avvenuto un decennio prima e ora era stata riconfermata.
Nacque così il primo nucleo abitato in questo nuovo sito con il nome che tuttora ha, Castro Filippo, con chiara dedica a Re Filippo II, di cui Stefano era amico, oltre che fedele soldato. Il piccolo paese appena nato era costituito da pochi elementi abitativi essenziali, qualche palazzo signorile appartenente ai seguaci di Stefano Monreale, il quartiere popolare Cannatone, abitato dai contadini, forza motrice del territorio, dalla piccola chiesa di Santa Lucia, che durò pochi decenni, subito andò in rovina, e infine dal palazzo Bardale, detto castello, che dominava alto. Avendo meglio conosciuto così la storia che porta Castro Filippo sulle spalle, ora aumentiamo il nostro grado di definizione e quindi ci sposteremo ad osservare meglio il luogo che stasera ci ospita, ossia la nostra matrice ecclesia, cioè la nostra chiesa madre, che stasera, come vediamo, è piena e gremita di persone, ma ospita anche un sacco di opere d'arte che meglio conosceremo e meglio apprenderemo e impareremo a rispettare e a valorizzare grazie alle parole del nostro storico locale Calogero Serravillo. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, brevemente, perché capisco che il tempo purtroppo è tiranno, diamo notizie su questa chiesa, di cui le prime dobbiamo datare al 1602, quando il barone di Castrofilippo era Michele Correale, che praticamente aveva iniziato a costruire questa chiesa, che non era in questa forma, ma era più piccola, cioè praticamente arrivava qua dove sono io, al lampone, e mancavano le due cappelle laterali, che come vedremo furono aggiunte dopo il 1835, e il tetto era più basso di circa 4 metri. Non sappiamo la forma, se era a botte o di altra forma, comunque era più basso, questo è quando. Dal 1602 al 1634, anno costitutivo, diciamo, quando c'è l'atto fatto presso il notaio Stefano Palumbo ad Agrigento, non abbiamo notizie, quindi o fu iniziata e lasciata incompleta o insomma non è, perché la prima notizia certa l'abbiamo nel 1634, quando Maurizio Monreale, secondo duca di Castrofilippo, perché il primo fu lo zio che aveva fatto un prestito durante la guerra di Lepanto al re di Spagna, brevemente diciamo, e come oltre al ritorno dei denari, come diciamo beneficio, ebbe il titolo di duca di Castrofilippo. Poi lui morì e il titolo ritornò al nipote, figlio praticamente della sorella. In altre parole, brevemente, nel 1634 fu fatto l'atto edificativo della chiesa, nel 1635 fu edificata, cioè fu elevata di arcipretura. Dal 1635 in poi abbiamo notizie così scarne e vaghe che praticamente non si fece niente per il luogo di culto. Dobbiamo arrivare al 1813, quando il notaio Geraci, che era un amministratore di Monreale, elargì delle somme per fare la sacrestia, che era qua, e il basolato praticamente a distante la sacrestia, nonché la cameretta e la cucinetta per l'arciprete che stava qua in luogo. Questo così. Nel 1835, brevissima premessa, scusatemi, uno dei punti dolenti di questa chiesa è stato sempre il tetto, l'infiltrazione e quant'altro. Comunque nel 1835